Il Bari si congeda dalla Serie A contro la Juve che tra 10 giorni a Roma affronterà l'Ajax nella finale di Coppa Campioni. Lippi per quest'ultimo collaudo ufficiale schiera il tridente con Vialli, Del Piero e Ravanelli. Arbitra Messina di Bergamo alla 17ª direzione in Serie A. Angolo di Del Piero, Vialli, rovesciata di Vialli, un po' la sua specialità, palla di poco fuori, splendida l'azione di Vialli. Ancora la Juve in avanti, c'è un intervento falloso di Montanari su Del Piero, siamo al 20° minuto, punizione, il tocco di Del Piero per Vialli e la Juve in vantaggio. C'è stata una deviazione di un uomo della barriera, vediamo adesso il ralenti, è stato probabilmente Montanari a spiazzare il compagno di squadra Fontana, dunque Juve in avanti, si riporta in avanti anche il Bari con Anderson. Profondo il traversone di Anderson a cercare Protti, il tiro di Protti a volo sull'esterno della rete. Ancora il Bari da Parente a Protti che entra in aria, diagonale che va sul fondo. Tocca di testa Anderson, Gerson, Protti, il tocco di Protti quasi di punta e la palla in rete. 46° minuto, 1-1. 23° gol di Protti in campionato. E rivediamo il gol di Protti. Con le immagini montate da Aldo Fracasso e Mario Deon passiamo adesso al secondo tempo. Nella Juve Tacchinardi ha preso il posto di Torricelli. In azione ancora Protti, lanciato da Tedone. Cerca spazio, lo trova e c'è la deviazione in angolo di Tacchinardi. Ventola è entrato al posto di Ingson, para Rampulla. Ancora il Bari, combinazione in velocità, il cross di Parente per Protti, tutto solo, palla oltre la traversa, buona questa manovra del Bari. Ravanelli indietro per Conte, dal dischetto quasi, il tiro alto. Esce Ravanelli, entra Padovano al 15° della ripresa, Padovano di testa per Vialli, tutto solo, gran tiro di Vialli sotto l'incrocio dei pali, Juve nuovamente in vantaggio, siamo al 24° minuto. Di Bari ancora in avanti, Protti, il tiro respinto, Parente, tenta la conclusione, Rampulla in angolo. Dalla bandierina Parente, palla per Protti, cerca spazio, lo trova, il gol del 2-2, inutile il disperato tentativo di evitare la rete di Protti da parte di Conte. L'arbitro fischia alla fine dell'incontro, ci sono alcuni ragazzini che sono entrati in campo per cercare di conquistare le maglie di alcuni giocatori, soprattutto della Juve.